Sant'Antonio fa aprire questi poveri condire e guarisci lui cervelle, sperando che facessi che cose di belle, e guarisci lui cervelle, sperando che facessi che cose di bello. L'anni vecchi che passete, ci ha portato una bella nevichete, tu bambinelle ha avuto pietà, e la nuova fatti squaglià, tu bambinella ha avuto pietà, e la nuova fatti squaglià. Lo governo di litasse, ci sta a fare un bello salasse, in a bullotte ogni giorno, mo c'arduce come Saturne, in a bullotte ogni giorno, mo c'arduce come Saturne. Ne vedote e vi sente come sardotte, lo comune spopula di chiudi tutte, lo commercio a finite, lo pago se va sembra a rete, lo commercio a finite, lo pago se va sembra a rete, singistossi di sartorie, canta semi li ve marie, e medore marchigene, allo pago se sta dana mene, e medore marchigene, allo pago se sta dana mene. Facciamo un applauso alle direttive della nuova polisportiva che con la prima categoria ha portato tanta allegria, con che la prima categoria ha portato tanta allegria. Di tutte le acque cagalete, non disastra consumete, mo lo cambi in gistacchio. Sant'Antonio pensaci tu, mo lo cambi in gistacchio. Sant'Antonio pensaci tu. Mamma mia di lo comune, ninni parli chionnicione, li persone che ci comanne, sta crienni solidanne, li persone che ci comanne, sta crienni solidanne. Cantare Sant'Antonio? Sì, proprio così, la festa di Sant'Antonio a Bisenti. Nel pomeriggio del 16 gennaio tutti i bisentini raggiungono la chiesetta di Sant'Antonio situata all'ingresso del paese tra spari di mortaretti che rintronano nell'aria e la banda che riempie di gioia con note corpose tutta la manifestazione. Si porta a spalla il santo nella chiesa madre dove rimane in venerazione fino all'indomani. Sì, rimarrà per circa 24 ore. A questo punto comincia la vera festa e fioriscono rapidi e numerosi canti in onore di Sant'Antonio. Sono strofe nate all'impronta, quasi sempre improvvisate, dove si decantano i personaggi dell'anno appena passato. E questa sera io ho raccimolato su Sant'Antonio. Diciamo che è difficile leggere, è molto difficile, ma io ci voglio provare lo stesso. Mi scusate per gli intoppi senz'altro che incontrerò leggendo. Così hanno cantato lo Sant'Antonio del 96. Lo Sant'Antonio non piace a nessuno se si parla male del comune. E da tante e tante anni che l'impiegate che comandate. Per sapere che tempo fa a quelle marme se da guardà. Per 20 anni ci avevamo guardate e sapeste lo risultato.
l'insipons ad amministrà, ma la nomina alla comunità. E lo senic è buone basse e al lo consiglio a mosse scongasse. Lo comune si sente mele, ma dumitic a lo capizzele. Una è mota con l'etra parla troppo, e a lo malete la febbre gli stop. Lo dottore dice cunette, a lo consiglio sta sempre zitto, e non va manca rumore, basti che fa l'assessore. Tanti tecnici sta aspettà per un progetto che se da fa. Non ci capisci che ogni giorno quello che succede io allo comune. Quante ore di lo consiglio e in prima fila quelli che pei, chi li cocci dall'assenza e chi vota la dissidenza. Dopo che ha fatto i capricci, l'assessore li fa l'ombeccio. Chi la omma americana ha presentato un bello pieno. Per favore, solo vezzette, che se non mi parli di niente, fa sempre la voce grossa per non passare la fossa. Lo consigliere provinciale, che insista comportando male, di lo premio Ponzio Pilate, di giornale hanno parlato. L'avversario gli sta addosso, ma Gigi di Nino fosse. E pito tutto meno, ha pito tutto meno, pure la diga di Rufiena. Li peffere e li soleste, la sentite soli creste, e li cittadine poverille, gna candeta manca li grill. Gratte vince e peie, li delibere di lo consiglio, Ghinnatele e la befene ogni anno si imbiesce di meno. Ci avevamo riunito tutto quinto, ci avevamo argoni tutto quinto, se volevamo salvabbi sind, dalle cornacchie e le vulpone, chi s'annetta io allo comune. Sant'Antonio, pensi tu, che ne potemo proprio più. Ecco qua il nostro Sant'Antonio, è difficile di difficile comprensione. Comunque, lo ripeteremo domani sera, forse leggendolo un po' meglio, perché è difficile leggere in dialetto. E senza soluzione di continuità, la tradizione festa di Sant'Antonio a Bisenti, un rito che si perde nella notte dei tempi e che trova la sua origine, forse, nei cerimoniali pagani. Per molti demologi, studiosi delle tradizioni popolari, questa antichissima usanza affonda le sue radici nei primordiali atti di propiziazione. Si tratta certamente di una consuetudine precristiana nata per accattivarsi i favori della divinità, specie nel mondo contadino. Non è quindi un caso che il santo, che si festeggia il 17 gennaio di ogni anno, sia deputato a proteggere gli animali domestici e in modo particolare il maiale, dal cui allevamento i coltivatori, i contadini, si assicurano uno dei più importanti mezzi di sostentamento. Ecco, a questo proposito vogliamo parlare un po' del maiale. Proprio viene in mente il maiale di Mileta, ma che non ho approntato, me ne sono ricordato proprio in questo momento e quindi non mi sono preparato per questo. Comunque, cercheremo di prepararci prossimamente. Il porco o il maiale è l'animale più utile di quanti madre natura abbia a noi fatto dono. Chi gli negherà la nobiltà se fu il primo degli animali sacrificati dagli dei, se a questi sommamente piacque? Che vi farete voi di un asino, di un cavallo, di un leone, di un elefante morto? Nel porco tutto è utile, e via di seguito per 133 pagine. Ma ci sarà un perché se il maiale è stato sempre apprezzato nell'universo gastronomico.
della cultura popolare e se la sua carne, a dispetto delle diete alimentari, ha recuperato terreno perfino nei menù borghesi, fino al suo trionfo nella porchetta, che ha fatto il suo ingresso perfino nei convegni intellettuali e nelle feste di partito. Prima che anche da noi arrivasse il tempo del benessere, il maiale era tutto nell'alimentazione contadina, ne era la dispensa, come ammonisce il proverbio «orto e porco, la ricchezza del contadino». Del maiale non si gettava nulla, il tabù della sua impurità si è rovesciato nel simbolo dell'abbondanza, la crash, diciamo noi abisenti. Il rito nella sua macellazione è anche una delle feste contadine più gioiose e culmina nella celebrazione di Sant'Antonio, del porcello di Sant'Antonio, del maiale di Sant'Antonio, e appunto stiamo vedendo il santo e Mileta che ma purtroppo manca il suo maiale. Stavamo appunto parlando del porco, del cosiddetto maiale, per essere un po' più puliti, che è l'animale più sporco, diciamo, che inaugura il capodanno culinario nella civiltà tradizionale, appunto il 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abate. Non vi è migliore auspicio per un anno che inizia. Il porco è quell'animale avaro in vita e prodigo in morte, per cui augurava la speranza di mangiare per tutto l'anno. Eh sì, proprio dal maiale noi possiamo attingere tutta l'alimentazione possibile, immaginabile, tipo il prosciutto, il salame, la lonza, la costatella, la carne, il sugo, chi più ne ha più ne metta, che però a certi e a tanti, diciamo, oggi fanno male, o fa male il maiale. Come in un sacrificio rituale era consuetudine consumare il maiale dopo 3 giorni dalla sua macellazione, opportunamente salato, seccato, affumicato, a seconda le latitudini, diciamo, e le abitudini pure. Alcuni detti popolari italiani, più che italiani, diciamo abruzzesi, sottolineano la particolare attenzione e venerazione per il porco. Deve aver rubato un porco di Sant'Antonio, si dice, di chi è colpito da un'inspiegabile quanto improvvisa sciagura, mentre va, si porta in porta come il porco di Sant'Antonio. Colui che si intrufola in ogni dove per scroccare un buon pasto o degli interessi, ossia sta dappertutto come un porco o come un maiale, come volete. E ritorniamo a Bisenti. Presenta uno dei festeggiamenti più suggestivi, questa festa di Sant'Antonio, e diciamo pure originale, in queste immagini che vi thank you.
Sono 10 anni di storia che abbiamo il piacere di sottoporvi e il rituale non cambia neanche di una virgola. Nel pomeriggio del 16 gennaio i devoti si recano nella chiesetta posta alla confluenza del torrente fossato con il Fino, in un angolo solitario a ridosso del campo sportivo, per prelevare la statua votiva e trasferirla per 24 ore circa nella chiesa madre. A quel punto comincia la vera festa e fioriscono rapidi e numerosi i canti in onore del Beato. Sono strofe nate all'impronta, improvvisate, in cui si parla della munificità del santo, ma anche dei fatti e dei personaggi più importanti dell'anno appena passato. A questo proposito, Tim Bis ha ricevuto un Sant'Antonio 1996 e quindi ritorna in auge il Sant'Antonio a Sturnil, come si dice, cioè il Sant'Antonio scherzoso, che a noi è pervenuto tramite posta e che oggi accingiamo a leggere, credo non senza un po' di sarcasmo, perché è proprio scherzoso. A Bisenti il Sant'Antonio è stato sempre presente nei toni scherzosi, satirici e ironici contro questo o quella persona, quindi è atavica nel nostro paese, che è molto sentita. Pertanto ora ci accingiamo a leggerlo e speriamo che le persone qui toccate non si offendano, ma non sappiamo nemmeno noi chi è l'autore. Sant'Antonio 1996. Mo nem piace più a nessuno sinte parla di lui comune, e da tante anni che è l'impiegato che ci comanda. Pensa poche tempo fa a Colle Marma da guardare, per 20 anni ci avevamo guardato e sta visto lo risultato. Non si può amministrare, ma la nomina alla comunità, lo sindaco è buono e basso, a lui consiglia, a mostro il conquasso. A lui comune, chi sta meno, chi domenica lo capezzele, uno è muto e con l'etra parla troppo, così alla maleta la febbre ne stoppa. Lui dottore di Cicunette, a lui consiglia sta sempre zitta, e ne va manco rumore, basta che fa l'assessore. Tanti tecnici che sta aspettando per i progetti che si da fa. Gli capisci più nessuno quelle che succede allo comune. Quando è ora di consiglio è in prima fila quelle che piglia. Chi la cocci dall'assenza a che vota la dissidenza. Dopo che ha fatto i capricci l'assessore le fa con beccia chi la gomma americana ha presentato per quelle piene. Per favore statevi zitti, che se no per le dignite fa sempre la voce grossa per iniziare dicendo che è fosse. Lo consigliere provinciale non ci sta comportamento di lo premi di Ponte Pilete, tutti i giornali ne parlete. L'avversario lo appasse, ma Gigino ne è un fosse. A piedi tutto meno pure, la dica sono fieno. Le piffre, le soliste, la sentite sono i cristi, alle cittadine, poverille, mia candela, manca le grille. Gratte, vinci e pille di libri e di consigli, ghinnatele, la bifene, ogni anno, sarmbisce di meno. Ci ama a rovinare tutti quinte, se volevamo salvare sinte, dalle cornacchie di polpone, che sannia lo comune. Signore e signori, da tipo bis, buon Sant'Antonio. Sant'Antonio, pensici tu. Buonasera. Che canale è qua? Thank you.
Thank you.
mai del mio vento. Thank you.
sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in basta, camminate! Te trovi insieme, e cantate, Dai. Dai, guarda, guarda, guarda. Io sono Rachele Rucci e stasera vi presento Sant'Antonio. E senza soluzioni di continuità, la tradizione festa di Sant'Antonio a Bisenti, un rito che si perde nella notte dei tempi e che trova la sua origine forse nei cerimoniali pagani. Per molti demologi, studiosi delle tradizioni popolari, questa antichissima usanza affonda le sue radici nei primordiali atti di propiziazione. Si tratta certamente di una consuetudine precristiana nata per accattivarsi i favori delle divinità, specie nel mondo contadino. Non è quindi un caso che il santo che si festeggia il 17 di gennaio di ogni anno sia deputato da proteggere gli animali domestici ed in modo particolare il maiale, dal cui allevamento i coltivatori, i contadini, si assicurano uno dei più importanti mezzi di sostentamento. Il porco, o per chi vuole il maiale, è l'animale più utile di quanti Madre Natura abbia a noi fatto dono. Chi gli negherà la nobiltà se fu il primo degli animali sacrificati agli dèi? E se a questi sommamente piacque che
vi farete voi di un asino? Oh, che ci facciamo noi di un asino? Che ci facciamo di un cavallo, di un leone, di un elefante morto? Il porco invece è tutto utile. Ma ci sarà un perché se il maiale sta sempre apprezzato nell'universo gastronomico? È maggiormente nella cultura popolare abruzzese e se la sua carne, a dispetto delle diete alimentari, ha recuperato terreno perfino nei menù borghesi, fino al suo trionfo nella porchetta, che ha fatto il suo ingresso perfino nei convegni intellettuali e nelle feste di partito. Ci riposiamo un attimo e ci sentiamo questa marcetta, eh? Eh sì, il diavolo conta i soldi. E se no, che diavolo è? Racchiera invece mangia le pappe. Eh sì, bei tempi. Ecco, stiamo assistendo alla vestizione mentre Giulio insegna come bisogna tirare la fune, la corda per la campanella.
Thank you.
Thank you.
osserverò dopo. Si può andare a Sant'Antonio? Sì, proprio così. La festa di Sant'Antonio a Bisenti. Nel pomeriggio del 16 gennaio tutti i bisentini raggiungono la chiesetta di Sant'Antonio situata all'ingresso del paese, tra spari di mortaretti che rimprolano nell'aria e la banda che riempie di gioia con note corpose e gioiose. Si riporta a spalla il santo nella chiesa madre dove rimane in venerazione fino all'indomani. E senza dubbio e senza soluzione di continuità, la tradizione festa di Sant'Antonio a Bisenti, un rito che si perde nella notte dei tempi e che trova la sua origine forse nei cerimoniali pagani. Per molti demologi studiosi delle tradizioni popolari, questa antichissima usanza affonda le sue radici nei primordiali atti di propiziazione. Si tratta certamente di una consuetudine precristiana, nata per accattivarsi i favori della divinità o delle divinità, specie nel mondo contadino, dove è quindi un caso che il santo che si festeggia il 17 gennaio di ogni anno sia deputato a proteggere gli animali domestici ed in modo particolare il porco, il maiale, da cui allevamento i coltivatori si assicuravano uno dei più importanti mezzi di sostentamento. È proprio del maiale o del porco che stasera vogliamo parlare. Il porco è l'animale più utile che sia mai esistito. Chi gli negherà la nobiltà se fu il primo degli animali sacrificati dagli dei, sia questi sommamente piacque? Nel porco tutto è utile. Ma ci sarà un perché se il maiale è stato sempre apprezzato dall'universo gastronomico della cultura abruzzese e diciamo anche italiana. La sua carne, a dispetto delle diete alimentari, ha recuperato terreno perfino nei menù borghesi, fino al suo trionfo nella porchetta, che ha fatto il suo ingresso perfino nei convegni intellettuali e nelle feste di partito. Ma gustiamoci questa immagine. Thank you.
veloce, vabbè. Siamo proprio a Bisenti, Bisenti che presenta uno dei festeggiamenti più suggestivi ed originali. In queste immagini che vi proponiamo c'è una diretta conferma della nostra affermazione. Sono 10 anni di storia che abbiamo il piacere di sottoporvi e il rituale non cambia, neanche di una virgola. Nel pomeriggio del 16 gennaio i devoti si recano nella chiesetta posta alla confluenza del torrente portato con il Spino, in un angolo solitario a ridosso del campo sportivo, per prelevare la statua votiva e trasferirla per 24 ore circa nella chiesa madre. A quel punto comincia la vera festa e fioriscono rapidi e numerosi canti in onore del Beato. Sono strofe nate all'impronta, improvvisate, in cui si parla della musicità del santo, ma anche dei fatti dei personaggi più importanti dell'anno appena passato. I questianti, ossia coloro che vanno in cerca, che vanno cantando per le case di Sant'Antonio, in genere ricevono in dono dei dolci chiamati le ciliegie di Sant'Antonio, fatti di pasta e farciti di marmellata o di cioccolata oggi.
ci sono anche questi uccelletti, queste paste si sono trasformati, sono adeguati al tempo che scorre veloce. I cantori non disdegnano nemmeno di salsicce e di zaccati che in questo periodo sono stati appena preparati. Naturalmente le bevute sono davvero abbondanti. Nel pomeriggio del 17 con il tradizionale sparo si chiudono i festeggiamenti per l'edizione 1996, che completa il decimo anniversario delle nostre immagini. Abbiamo accettato la calda ospitalità di Antonio Panella, uno dei più accesi devoti del Beato Abate, che tramanda immancabilmente di anno in anno questo importante appuntamento. Il menù, diciamo che è presto fatto, come quello slogan di Domenico l'Amicizia. Neanche a dirlo, è a base di gillette bagnati con il buon vino Montonico, e difatti lo stiamo osservando. Ecco, i musicanti stanno, dopo le fatiche del giro per il paese, stanno assaporando le gillette Sant'Antonio con il buon vino Montonico. A qualcuno che non piace c'è anche la Coca-Cola americana. Ecco le gillette Sant'Antonio. Siamo proprio da Panella, ma fra poco comunque ci trasferiamo anche da Mario il meccanico di Loreto. Mario di Loreto il meccanico. Ecco, adesso sentiamo che dice di Basilio, Ecco, anche da Meccio si mangiano biscottocci. Ecco, a noi ci commuove anche rivedere il parente Lucci Gaetano. Prego. Comunque io li vorrei far ricominciare da capo questi, torno indietro, scusatemi. Adesso facciamo cantare Sant'Antonio a questi bravi giovani, Avanti! Permesso, si può cantare Sant'Antonio? Avanti! Prego, prego!
Sì, sì, è proprio lui, è Terenzio. È Terenzio Credalola, il diavolo, eh? Non l'avevate capito, forse, ve lo dico io. Ecco, Sant'Antonio invece è Pomponio, eh? Chi non l'avesse ancora riconosciuto, Sant'Antonio è Pomponio, ci fa proprio rima, eh? Questo è Pomponio, Pomponio Sant'Antonio. Ecco, in 10 anni è l'unica volta che abbiamo la neve a Sant'Antonio. Adesso non mi ricordo l'anno, che vi faccio sapere più tardi, eh. È l'unico anno che abbiamo trovato la neve. Noi abbiamo avuto sempre una bella giornata a Sant'Antonio, tranne un anno, mi sembra nel 91, la pioggia. Ecco, questo invece è l'unico anno con la neve. Non mi ricordo l'anno, comunque sarebbe di recente, forse nell'89, se non mi sbaglio. Eccola qua la Gianna. Oh.
Questo allora siamo nel 1993, quindi 1993 con la neve, l'unica volta, eh? Siamo con la neve, ma sempre una bella giornata, infatti c'è il sole, eh?
Thank you.
Padre, nella comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Questa sera da Sant'Antonio vogliamo imparare a fare e a pensare, ad agire come fa il Dio Padre, Padre di tutti gli uomini, di amare gli uomini, un non senso. Quindi con queste idee, con questa anima, con questi pensieri, assentiamoci adesso a celebrare la domenica. Inizia la domenica, domani è domenica. Signore, tu sei il creatore di tutto. Nessuna cosa esiste senza la tua forza, senza il tuo sostegno. Noi viviamo perché sei tu che ci fai vivere. Sei tu, fraterno. E dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio e figlio, e ti regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i tempi e i tempi. Thank you.
Yeah.
E così, dopo tanto, dopo tante fatiche, scarrellando tra una cassetta e l'altra, rovistando, guardando, scrutando, siamo arrivati al 1996. Ecco, siamo al 16 gennaio del 1996, è praticamente, diciamo, il pomeriggio di oggi. Ecco, c'è pure la Romina, pimpante, ridendo, scherzando. Thank you.
Diavolo! No, alzi già ti fai idea. Oh, fai un rito, eh? Fai, eh? Da dove venuto? Da so. Da sì. Non ci venisce un sumo, lo fai i pantaloni e l'aveva mandato per congetti. A Tiziano l'aveva mandato a chiamare quando lo c'è. Buonasera. Siamo pieni. Questo. Piano. Thank you.
Thank you.
facciamo noi. Noi Thank you.